Buon pomeriggio a tutti e benvenuti o bentornati qui sul canale di WeTartle, io sono sempre Paolo e oggi abbiamo un nuovo ospite con noi. Prima di iniziare però vi chiedo un feedback audio-video per capire un attimo se riuscite a sentirmi bene, vi leggo in chat, siete qui di fianco a me e, e poi partiamo. Perfetto, mi arrivano feedback dalla regia che tutto funziona correttamente, quindi ancora una volta bentornati o benvenuti eh, a questo nuovo appuntamento con Tartle Talk qui su YouTube. Ehm, come sapete ormai noi ehm, abbiamo WeTartle che è la nostra piattaforma di formazione per docenti ed educatori, eh, ma anche una community che ha l'obiettivo appunto di eh, accogliere e far incontrare diciamo, tutti gli esperti del settore per condividere le esperienze fatte in classe con gli studenti. Tartle Talk è una di queste nuove funzionalità che gradualmente stiamo integrando all'interno della community e, e proprio eh, nelle prossime settimane queste dirette diventeranno proprio una loro esclusiva ecco, un'esclusiva de, de, dei nostri iscritti quindi eh, se non avete ancora fatto, eh, non avete ancora creato il vostro account su WeTartle vi invito a farlo, vi ricordo che è totalmente gratuito tra un attimo troverete il link in chat per, per poterlo creare e quindi per i prossimi appuntamenti vi aspettiamo direttamente all'interno di Turtle. Mm, perfetto, oggi partiamo con un nuovo argomento, abbiamo un nuovo appuntamento con un, con un altro ospite e in questa diretta di oggi andremo a parlare di podcast, una parola che ultimamente sentiamo pronunciare molto spesso, soprattutto se frequentiamo l'ambiente dei social network. Diciamo che per podcast a grandi linee si intende una tecnologia o un luogo digitale che ci permette di eh, ascoltare diciamo, dei file audio attraverso l'utilizzo di internet. Un esempio molto semplice di luogo digitale eh, può essere ad esempio Spotify, un'applicazione un nella quale noi andiamo a ascoltare della musica e ultimamente viene anche utilizzata eh, appunto per ascoltare i podcast. Eh, diciamo che è come se ascoltassimo la radio, eh, una trasmissione radiofonica, eh, soltanto che lo facciamo su internet e, nella maggior parte dei casi, in asincrono. Quindi, non abbiamo le persone che ci stanno parlando in diretta, ma che hanno registrato questo file audio preparando il loro argomento e noi ce lo ascoltiamo comodamente quando abbiamo tempo. Ecco. Bene, dopo questa eh, sintetica presentazione, direi di far entrare il nostro ospite di oggi che è. Michele Storti. Ciao Michele. Benvenuto. Ciao Paolo. Eccoci Ciao qua. Eccoci qua. Allora, Michele, Michele, 34 anni, laureato in psicologia e uno dei tre fondatori di Talent. Ebbene sì. <ride> ok, prima di partire con il nostro argomento di oggi, quindi prima di, di, di addentrarci nel mondo dei podcast, eh, ti chiedo se hai voglia di raccontarci qualcosa di te. Ecco, magari... Eh, la cosa che più mi interessa eh, diciamo è come mai uno psicologo ha deciso di fondare una società eh, che si occupa di tecnologie per la didattica. Diciamo che co cosa ti ha spinto, insomma, ad intraprendere questo percorso? Sì, questa è una domanda che mi fanno in tanti quando mi chiedono che lavoro fai, dico faccio lo psicologo e poi spiego che, insomma, eh, lavoro dentro eh, Talent e, e la gente in genere fa una faccia sorpresa e perplessa e dice "Ma che c'entra lo psicologo con le tecnologie didattiche, no?" E, e quindi diciamo ormai la risposta è un po' allenata collaudata. E diciamo che io inizialmente, eh, ovviamente da studente di psicologia, non avevo questa questa idea specifica no? di entrare in questo mondo, ma poi l'occasione si è creata, c'è stata. Eh, nel momento in cui, quando ancora Talent era. Eh, come dire, nei pensieri non era ancora una società, ma era un gruppo informale no? che si occupava di fare i primi laboratori di robotica educativa. Eh, un vecchio amico, Lorenzo Cesaretti, fondato, cofondatore anche lui, eh, dopo tanti anni in cui ci eravamo persi di vista, amico di scuola, mi, mi contatta perché eh, mi, mi voleva chiedere una mano nel trovare dei modi per valutare l'efficacia di laboratori di robotica educativa. Okay. E quindi eh, l'idea era stata quella di creare un po' insieme un team diciamo un po' sfaccettato con formazioni diverse eh, per affrontare un po' dal punto di vista anche metodologico della valutazione certo. di questi, questi laboratori quindi è, è, in è iniziata così ehm, diciamo che eh, la, 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 la decisione poi di diventare cofondatore è legata anche al fatto che in qualche modo io ho sempre sentito la voglia di lavorare in modo indipendente quindi dal okay. libro professionista e quindi mi attirava l'idea no? di creare una realtà come questa anche se non sapevo non immaginavo che sarebbe diventata poi una realtà come qui come, come oggi e, e quindi mi piace il fatto che nel team siamo diversi no? okay. e abbiamo formazioni diverse e sono menti diverse che si incontrano e creano cose belle okay. <ride> è un po' l'idea ok quindi diciamo ehm, che quello che ti ha spinto più di tutti è un po' l'aspetto umano diciamo quello dell'interazione tra più persone che hanno magari eh, approcci e anche eh, percorsi diversi, appunto. Sì, esatto, e credo che questa cosa sia un po' la cosa che colpisce e che piace anche no? eh, ai tanti insegnanti con cui collaboriamo: il fatto che dentro questo team non ci sono soltanto eh, informatici, sviluppatori, ingegneri, no? ma eh, dentro l'animo un po' di, dei vari formatori c'è anche una componente da educatore. No? Okay. E, e questa cosa secondo me poi si sente nelle classi. Quindi. Mi piace proprio il fatto che il cuore di talent abbia un po' una metà che è quella tecnologica e l'altra metà che è quella educativa. Ok, perfetto, sì, diciamo un, un team diciamo, che si va a completare, ecco, esatto. cercando di coprire mh, le, più, le più facce, più facce diciamo, di una stessa medaglia. Ecco. Esatto, esatto. Benissimo, ok, come già accennato all'inizio della diretta, eh, l'argomento di oggi è il podcast. Io ho già dato una brevissima definizione un attimo per far capire a livello di tecnologia di che cosa si tratta: quindi il podcast eh, per chi magari non lo conosce, ma a questo punto ci daresti eh, una tua definizione di podcast? Ti chiedo una tua definizione proprio perché cercando online ehm, si trovano, diciamo, ehm, diverse opinioni su mm -hmm. che cosa sia un podcast. Ognuno, magari che guarda il lato tecnologico, un altro guarda più l'aspetto umano, l'aspetto della creazione, quindi eh, mi piaceva un attimo capire tu come lo vedi il podcast, che cos'è per te il podcast? Ok, allora, ehm, intanto è interessante partire dal termine podcast, no? Che può sembrare una cosa, una parola senza significato, in realtà è una parola, eh, una crasi che nasce da, dall'unione di due parole inglesi, ehm, o meglio due termini, una che conosciamo, anzi tutti e due, molto, in realtà molto usati, una è iPod, Okay. Eh, no? Tutti sappiamo che cos'è l'iPod, eh, ormai ha più di vent'anni. Questo oggetto che ha trasformato un po' no? il modo di, di sentire musica e in generale di fruire dei contenuti. E, tra l'altro, iPod mh, viene da Pod, che è una parola che significa baccello, <ride> Ed è okay. proprio, è, dà l'idea proprio di questo oggettino piccolo che può essere tenuto in mano e invece cast fa riferimento alla parola broadcast che intende tutto quello che è il mondo della trasmissione di uh -huh. media, okay. quindi radio tv e anche web quindi diciamo podcast è, è, è questo cioè letteralmente mette insieme proprio eh, il fatto di avere qualcosa di mobile di portatile no qualcosa da portare con sé in qualche maniera poi adesso ne capiremo un po' meglio anche che cosa in che cosa consiste questo e dall'altro il fatto di poter trasmettere contenuti No? E scaricare e poi fruire di contenuti eh, di informazione, per esempio. Okay. E, quindi diciamo che oggi questa parola eh, ha. Intende, un, con questa parola intendiamo generalmente i programmi, questi che sono questa specie di contenitori no di, che, di, di puntate, cioè di uh, file, di file audio che si riferiscono poi alle varie puntate di un programma, di un qualunque tipo di, di programma eh, che si organizza appunto in puntate, come se okay. trattasse di una serie. Quindi più incontri. Esatto, più incontri, più puntate, più appuntamenti in qualche okay. maniera. E, mh, è come, la possiamo immaginare come un po' una seconda generazione rispetto a una prima generazione che era quella della, della comunicazione radio, che no? okay. diciamo l'epoca precedente al podcast, il genitore, no? in qualche modo il fratello maggiore del podcast è eh, la radio. E, e rispetto alla radio, che come sappiamo è, è un sistema di comunicazione mh, dove il suono si, eh, insomma, poi passa nell'etere tramite no? dei segnali elettromagnetici, no? quindi la radio. Eh, si basa su questo, un suono che diventa onda elettromagnetica, si trasmette e poi viene di nuovo convertita in suono no? Con, negli altoparlanti, quindi la radio passa in questo modo, il podcast passa invece in un altro modo, quindi il suono si trasforma in bit, in, in, in informazione digitale, okay. e si trasforma in file, quindi i file vengono salvati in server, quindi sono, sono diciamo file digitali che vengono stoccati dentro insomma, delle memorie digitali e poi questi file eh, ritornano a essere audio, quindi tornano a essere suono ascoltabile dalle nostre orecchie eh, nel momento in cui l'utente si connette, si collega a questi server e quindi si collega a questi file tramite una parolina che è un po' particolare ma probabilmente molti di noi l'hanno sentita è Feed RSS, che lo possiamo vedere un po' come l'indirizzo dove sta di casa il, okay. il, il, la puntata del podcast X eh, quindi questo, questo indirizzo è quello a cui poi noi utenti quando usiamo Spotify o usiamo un'altra piattaforma ci colleghiamo per poter poi scaricare la puntata e per poterla sentire ok eh, questo è un po' diciamo eh, il modo, in la tecnologia con cui funziona il podcast e la differenza rispetto al suo progenitore diciamo che è la radio chiarissimo ok esatto quando, da, più o meno da quanti anni secondo te è iniziato a, ad utilizzare, iniziato diciamo a, a venire fuori questo, questo podcast. Ecco. Allora, eh, se non sbaglio, questa parola comincia a circolare negli Stati Uniti nei primi anni 2000, quindi non okay. parliamo di una cosa recentissima, sono vent'anni circa no, che si parla di podcast, e mh, in un giornale, mi sembra il Guardian se non sbaglio, si comincia a parlare di questo fenomeno podcast. E il podcast nasce proprio negli Stati Uniti. Ok. Eh, vi, vi, così vi faccio un piccolo cenno storico che potrebbe essere anche interessante per capire come siamo arrivati al podcast oggi. Immaginiamo, no? Fine anni 90 siamo negli Stati Uniti, eh, comincia a esplodere internet, quindi internet comincia diciamo a arrostirsi no? Si creano le reti, um, cominciano a venire fuori software per l'audio. Per la sì. produzione di audio come Pro Tools, no? software che permettono di lavorare che, in digitale. Utilizzati anche poi per eh, fare proprio produzione musicale. Anche. Esatto, esatto, sono quegli anni in cui negli Stati Uniti cominciano a nascere. E nello stesso tempo, nel 2001, ottobre 2001, esce il primo ipod che okay. perché insomma è rivoluzionario no per la prima sì, volta la musica digitale finalmente esatto no che praticamente credo quasi tutti noi abbiano avuto nelle varie generazioni no almeno uno un ipod e quindi arriva l'ipod per la prima volta la musica no tantissima musica può essere messa dentro un oggettino e messa in tasca no e portata con sé il podcast nasce un po nel, mm, per questo motivo perché negli Stati Uniti non esisteva una radio nazionale come eh, esiste, per esempio, in Italia, dove in qualunque posto noi possiamo sentire, per esempio, no? radio Rai, sì. eccetera. E quindi c'era il problema che le radio locali avevano la libertà di acquistare o meno i diritti di queste trasmissioni. Okay. C'era il problema che in, in vari punti degli Stati Uniti non si poteva sentire la stessa cosa. Quindi, nel momento in cui arrivano le tecnologie per poterlo fare, il podcast, cioè questa sorta di radio online, questa possibilità, diciamo, di. Di andare di trasmettere tramite il web eh, diventa il modo per unificare eh, un po' tutti i cittadini, no? tutti gli utenti e eh, di trasmettere a livello nazionale mh, dei programmi. Okay. Quindi questo è il motivo per cui il podcast nasce eh, un po' negli Stati Uniti. E poi l'esplosione c'è stata quando nasce lo smartphone, l'iPhone, primo perché con lo smartphone il podcast diventa ancora più potente, cioè noi possiamo collegarci no, nei, nei, nelle piattaforme ehm, e scaricare. Molti anni dopo, insomma arriviamo a oggi, i podcast arrivano a, anche in Europa e in Italia. Prima... Semplicemente per mettere online le repliche, cioè no? Quindi una radio che trasmette, andate nel podcast e risentite le puntate che, che vi siete persi. Okay. Inizialmente un po' con questa idea, anche la Rai no? per tanti anni l'ha fatto. Ma sempre più, non so se ma anche tu Paolo, se eh, ti, è, ti è capitato un po' o, o segui alcuni podcast, sempre più si sono sviluppate delle case di produzione specializzate. In sì, podcast, sì, Che sì, sì. oggi stanno esplodendo perché stanno facendo prodotti. Spesso anche sperimentali, innovativi in qualunque genere, dalla cronaca alla, al fantasy alla narrativa, alle inchieste, eh, di podcast. Quindi oggi c'è il privato, le case produttrici che mh, stanno raggiungendo livelli mh, importanti. Sì, assolutamente, anche a, anche a livello proprio qualitativo di produzione. Il podcast oggi non è più soltanto quello che si mette in casa e inizia la, la registrazione, diciamo col microfono amatoriale. Esatto, esatto, esatto. c'è eh, quello, okay. esatto, però c'è molto altro. Esatto. Anche. No, no, l'una non esclude l'altra però diciamo che chi ha deciso di farlo in modo professionale adesso oggi magari ha alle spalle uno studio di registrazione un, o comunque una casa produttrice che magari va a fare anche una programmazione di quello che sarà esatto. il percorso del podcast esatto, no? e quindi la qualità sta salendo tanto, sta, sta diventando anche in Italia finalmente sì, per fortuna Esatto. Ok, eh, quindi abbiamo visto, eh, diciamo, cenni storici sul, sul Nato e su come si è sviluppato negli anni eh, il podcast. Abbiamo visto poi invece eh, Michele che ha, ha scelto il suo percorso di studi e poi si è interfacciato con una realtà che non era esattamente quella per cui lui si era preparato. Esatto. Quindi ha, ha, diciamo, messo in piedi questa sfida. Adesso, associando le due cose, la prossima domanda che ti voglio fare è... Come mai uno psicologo ha deciso di cimentarsi nella realizzazione di un progetto a tema podcast? Allora, è stata una, un amore, in, diciamo, inaspettato, nel senso che con, eh, io sono sempre stato appassionato di storie, quindi narra narrativa, letteratura e anche cinema, quindi ovviamente questa è una cosa mia. Eh, poi però con Talent mi sono iniziato a occupare di Digital Storytelling, quindi che in pochissime parole significa... Provare a usare la narrazione, quindi il formato narrativo, come ehm, strumento per fare didattica. Quindi provare a usare no, la forza, la, la componente motivante delle storie, no, la capacità di identificazione, storie digitali, quindi realizzabili con strumenti digitali, per inserire dentro contenuti didattici, quindi farli passare in maniera più potente. No? Questa è stata la prima esperienza. Anche con WITARTOL abbiamo creato un primo corso sullo storytelling didattico. Ehm, e quindi è partita così poi mi è capitato di fare dei laboratori sul debate che è un'altra metodo, met metodologia magari molti, molti cono la conoscono okay. ed è una modalità eh, sempre un approccio didattico innovativo con cui educare i ragazzi a eh, costruire il pensiero l'argomentazione e con cui eh, allenarsi anche alla comunicazione efficace quindi saper comunicare saper affermare le proprie idee quindi diciamo ho fatto delle esperienze da quest di questo tipo e a un certo punto questi due elementi, la narrazione e la comunicazione, ehm, sono arrivati a una convergenza quando uh, qualche scuola ha cominciato a chiederci proprio di, di portare il podcast in classe. Okay. Quindi è stata poi un'occasione, non so se è arrivata per caso o perché si cominciava a parlare di podcast, ma eh, diciamo sono partiti insomma, alcuni laboratori eh, sul podcast e insieme anche su altri approcci un po' vicini. Eh, come quello sul laboratorio sul blog, sulla creazione di blog e anche sulla creazione di book trailer, che sono fondamentalmente dei trailer che promuovono dei libri. Sì, infatti di... in, in, una, in una vecchia diretta abbiamo invitato qui Giulia Montenovo. Esatto, che esatto. anche lei ha tenuto una, una formazione in classe a tema, a tema book trailer e diciamo che le cose si, mh, diciamo, si vanno diciamo, a completare un po' a vicenda sì. perché... In un contesto, magari abbiamo soltanto una voce di sottofondo che ci accompagna magari durante una camminata, durante una corsa sì. o durante un'attività, anche, du anche mentre lavoriamo, magari. Mentre da un'altra parte abbiamo anche l'utilizzo di immagini o video che ci aiutano, diciamo, a capire eh, l'argomento di cui vogliamo parlare. Quindi esatto, molto sì. interessante, diciamo, come tutto l'approccio delle storie, del digital storytelling, eh, esatto, della, sì. della metodologia di Bait. Quindi che si vanno tutte a. A incontrare e andare a realizzare un prodotto, sì, sono modi diversi, ma fondamentalmente di raccontare qualcosa no? di trovare molto... qualcosa con il, la potenza del digitale, quindi potendo anche poi diffondere, no? in esatto, qualche modo esatto, molto molto bello. Eh, a tal proposito, io voglia, vorrei un attimo cogliere l'occasione. Se riesco, un attimo a condividervi il mio schermo, eccoci qua. Come vedete, su i Tartle eh, nelle prossime settimane, precisamente. Eh, il 7 dicembre alle 16.45 sempre Michele terrà diciamo un workshop a tema eh, podcast quindi avrà, avrete modo diciamo di vederlo un po' da, vi di vedere un po da vicino questo ambiente dico bene quindi esatto. magari andando a vedere anche come approcciarsi a questa attività a che cosa serve per farla poi ne parliamo anche durante questa diretta ovviamente però come vedete eh, il workshop è già caricato online eh, su Witartle qui trovate tutte le informazioni che servono per eh, per, per potersi iscrivere per poter ca capire che cosa si farà io adesso vi lascio il link in chat nel caso qualcuno fosse interessato così può andare sicuramente a dargli un'occhiata eccolo qua benissimo allora abbiamo visto eh, diciamo eh, che cos'è un podcast? Abbiamo visto che abbiamo eh, com come tu sei arrivato a realizzare questo, questo podcast in classe perché hai scelto di fare un'attività a tema podcast, um, però diciamo che i podcast non fanno parte proprio dell'ambiente eh, educativo o comunque dell'ambiente scolastico, fanno parte più dell'informazione, dell'intrattenimento, del marketing. Quindi qual è lo scopo e qual è il motivo per cui dovremmo portare il podcast secondo te in un ambiente scolastico-educativo? Ok, sì, esatto, apparentemente no, sembra qualcosa che non c'entri mo molto con la didattica, no? quindi eh, il podcast poi si associa spesso anche a, a degli ambienti che possono essere quelli del giornalismo o del marketing, quindi di, di ambienti che sembrano molto diversi da quelli della didattica. In realtà io ho un'idea un po' diversa, nel senso che eh, come spesso succede quando si fanno laboratori eh, con strumenti digitali, eh, dentro succedono tante cose che okay. hanno molto a che fare con eh, lo sviluppo di competenze e con l'educazione in generale. Allora intanto parto da un, un dato di fatto, cioè che il podcast è uno di quei linguaggi contemporanei che fanno parte del mondo in cui i ragazzini crescono, no? Quindi ovviamente noi, adesso io ancora non sono anziano, diciamo però diciamo anche noi quando eravamo ragazzini c'erano altri ma magari in Italia c'erano altri mezzi no? la tv era molto forte e, e per noi erano, era quello il media forse sì allora diciamo, sì, diciamo che era quello per quanto riguarda se oggi lo vogliamo un po' rapportare all'ambiente digitale poi se c'era esatto. per quanto riguarda il, diciamo, il mio caso io ero un lettore assiduo mm. di riviste magari tecnologiche così, quindi magari eh, c'era anche quello come mezzo di interazione okay, però esatto, diciamo che la esatto. lettura viene anche prima eh, del, del periodo tv quindi esatto, esatto. diciamo che fa parte un po' di un ambiente differente ecco c'era la radio ovviamente esatto. no? tutti usavano la radio tutti vedevano la tv erano questi media diciamo di massa parlando del, di, del, della tecnologia ovviamente oltre a tutti quelli eh, invece oggi i ragazzi eh, hanno altri media di massa tra cui ovviamente tutto quello che passa per il web quindi eh, questo eh, significa che noi nel momento in cui lavoriamo in classe dobbiamo comunque conoscere quelli che sono i linguaggi usati dai ragazzi no? non possiamo pensare di vivere in un'altra epoca quindi questo è, è un primo punto eh, ma poi un'altra cosa importante è il fatto che i ragazzi attraverso l'uso di la creazione di podcast perché poi sono loro che li vanno a progettare e a registrare possono raccontarsi possono esprimersi cioè gli okay. si dà la possibilità di parlare questa è una soprattutto nella preadolescenza nell'adolescenza è un'esigenza fondamentale e, e molto spesso questa possibilità viene un po' negata o, o non viene abbastanza diciamo valorizzata, esatto. No? Quindi sì. è come se non avessero niente di interessante da dire e dovessero solo ascoltare, no? cioè ascoltare chi ne sa più di loro e chi, de, chi ha il ruolo di insegnare. Invece, il podcast crea uno spazio che loro devono saper gestire, devono saper riempire di loro contenuti, no? di loro racconti, per esempio. E questo è qualcosa, secondo me, che poi nel momento in cui i ragazzi lo possono fare, ehm, li attiva, li, li accende, no? li accende tanti, Io perlomeno questa è la mia esperienza. Assolutamente. Mm, non c'è cosa, diciamo, più, eh, più buona, diciamo, tra virgolette, da fare se non quella di dar voce a diciamo a, a ragazzi che magari eh, non hanno ancora avuto modo, eh, comunque magari. Eh, si tende spesso a negare questa possibilità di, di, di esprimere e dire la loro, invece, magari potrebbero avere tranquillamente eh, cose interessanti da dire, anche soltanto esporre i loro interessi. Quindi... Certo. E poi comunque la libertà no? come si diceva, come diceva il nonno di Spider-Man, da grandi poteri no? <ride> esatto. ho grandi responsabilità. Quindi, quando poi il ragazzo si trova di fronte a un, a un microfono, si pone il problema anche di verso chi parlo, che cosa dico, no? Se conosco quello che dico, che impatto può avere sul pubblico. Quindi, come dire, è un potere che poi port si porta dietro tutta una serie di, come dire, no? di riflessioni che poi il ragazzo sì. fa. Ehm, ma accanto a questo, comunque, il podcast è un lavoro collaborativo. Quindi si lavora in team e eh, in genere si crea un po' una, mi una micro redazione dove i ragazzi si assumono ruoli diversi, poi magari un attimino potremmo dire qualcosa in più di questo, ma è un ottimo modo, secondo me, per Diciamo, allenare alla collaborazione. Ovviamente si sviluppano competenze digitali perché eh, poi eh, vanno registrate delle tracce, va registrata la voce, vanno a volte montate o editate no, delle risorse anche musicali. Quindi c'è una parte di competenza digitale che, che, che si può attivare. E, tra l'altro, si potrebbero creare anche agganci didattici interessanti, come per esempio l'aspetto della fisica: cioè quando si lavora nell'audio, si lavora con i decibel, si lavora con le frequenze. Okay. No? Che cosa significa bassi, alti, medi? No? So, sono tutti concetti interessanti che magari ecco, fanno già parte della didattica, se non altro da una certa età in su, e quindi ci sono anche degli agganci interessanti. E poi ehm, il podcast è un modo: dal momento che noi, soprattutto usiamo l'audio, cioè nel podcast audio noi usiamo ovviamente la voce, usiamo la musica, è un modo per allenare la competenza orale, la competenza espressiva, okay, sì. no? Quindi sono capaci di esprimere un pensiero con le parole, no? sono comprensibile, eh, riesco con le parole a catturare l'ascoltatore o le mie parole sono monotone eh no? e piatte, quindi non riescono ad arrivare poi dall'altra parte. Quindi è un modo anche per essere un po' consapevoli, io ragazzo, di come comunico se ci sono okay. dei punti su cui lavorare no? per rendere il mio parlare perché non è solo ho delle buone idee ma le devo anche poi fare sapere esporre esatto se no rimangono okay. in testa quindi c'è questo aspetto di allenamento alle competenze orali della produzione orale e l'ultima anzi le ultime due cose che mi piaceva dire accennare è una l'aspetto eh, inclusivo cioè nel momento in cui noi facciamo podcast Superiamo la barriera del testo, pensiamo a tutti i ragazzini con dislessie gravi, no? per esempio, che ho disortografie, e quindi ragazzi e bambini che hanno mh, difficoltà nell'uso nell della forma testuale, nello scritto, e, e poi eh, ragazzi che hanno invece deficit visivi, che non possono accedere per esempio ai contenuti video, alle immagini video. Il podcast ovviamente bypassa questo, quindi diciamo questo è un aspetto inclusivo dell'uso del, del podcast e non dimentichiamo che a volte eh, le scuole potrebbero non essere attrezzate per poter lavorare sul video no? e invece diciamo un software per registrare eh, un microfono una cuffia sono cose che un po' tutti possono Beh, avere assolutamente diciamo che un computer portatile standard un tablet un cellulare hanno tutti quanti un dispositivo per poter registrare l'audio esatto. quindi per quanto possa variare la qualità di quest'ultimo Diciamo che si riesce comunque a portare a casa il lavoro. Ecco. Esatto, esatto, e eh, non è poco, insomma, esatto. nel, nel, nell'Italia di oggi, <ride> esatto, esatto. Bene, abbiamo visto fin qua tutto l'aspetto teorico di come si va ad organizzare eh, un eh, podcast, diciamo, sul perché, per come, quali sono i mh, diciamo i, le, le, i punti forti di, fare, di, di andare a creare. Un'attività a tema podcast. Adesso iniziamo ad introdurre un po' più l'aspetto tecnico e tecnologico. Quindi andiamo a vedere che cosa serve per eh, realizzare appunto questo, questi podcast. Che attrezzature che so e software occorrono per realizzare un progetto di questo tipo. Se è necessario avere una stanza insonorizzata ad hoc, o va bene anche una stanza normale con qualche accortezza, insomma, a livello tecnico, cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo avere per realizzare un podcast? Allora, come dicevo un attimo fa, eh, il bello, ecco, <ride> la, 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 la notizia positiva rispetto a questo è che non ci serve eh, servono cose complesse da trovare, da procurarci. Allora, abbiamo bisogno di computer, no? eh, fissi o portatili che siano, insomma, abbiamo bisogno di avere dei PC per poter ovviamente registrare e usare software. Eh, abbiamo bisogno di eh, cuffie e microfoni, eh, anche qui c'è tutto un range no? di di possibilità anche di prezzo, no, rispetto le cuffie ovviamente eh, insomma sono sono generalmente ce ne sono anche di poco prezzo, sarebbe ottimale avere le cuffie quelle Ehm, non, non mi ricordo come si chiamano in inglese, ma esterne, diciamo quelle no, okay. non auricolari. Sì, ma... sì, sì, okay. e le, le... va bene. La classica cuffia, insomma, quella che esatto. già andava negli anni 90, oggi la vedete anche negli anni 80. Oggi la vedete un po' più moderna, un po' più grande, un po' più esatto. eh, tra virgolette professionale. Se possibile, sarebbe ottimale quella perché ci aiuta un po' a isolarci da, dall'ambiente scolastico, che è tendenzialmente rumoroso, esatto. eh, ma ovviamente possiamo anche ovviare con gli auricolari. E microfoni anche qui possiamo spaziare, insomma, anche dei discreti microfoni, anche come quelli che usiamo noi, non hanno un costo esagerato. No, non, non, non un costo. Mm -hmm. si, si riesce addirittura a come sentite, la nostra voce immagino si, si riesca si, si riesce a sentire bene e di una qualità abbastanza pulita. Questo è un computer, diciamo, di fascia, è un, 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 un microfono scusate, di fascia media, mm -hmm. quello che stiamo utilizzando noi adesso non magari proprio a buon mercato, ma nemmeno estremamente costoso. Se si vuole risparmiare si riesce a scendere ancora più in basso, diciamo che nell'ordine che va tra i 30 e i 60 euro si riesce a portare a casa comunque dei microfoni abbastanza buoni. Ecco. Esatto, esatto. Questo non vuol dire che, eh, insomma, mi è capitato anche di lavorare con microfoni, per esempio, cuffie con microfoni incorporati. Esatto e insomma non è comunque male per fare le prime esperienze no? comunque, certo eh, per iniziare dobbiamo, comunque a fare esatto, le prove esatto, per prendere dimestichezza, vedere se ci piace questo approccio quindi abbiamo tempo poi magari per fare questi, questi piccoli investimenti e, la rete, ci serve una rete stabile insomma per poter poi andare eventualmente a, reperire, a scaricare software oppure a reperire file, risorse, audio che magari non possiamo produrre Musiche, insomma, effetti che possiamo trovare poi nei, nei vari siti. Eh, poi, rispetto a questo, magari ci vado un po' più nel dettaglio, sia rispetto al soft, ah, il software di registrazione e rispetto anche alle risorse. Eh, intanto, rispetto alla domanda che mi facevi Paolo sulla stanza, l'aula di registrazione, ovviamente so benissimo che visto che ci andiamo, insomma, nelle scuole, che quasi nessuna scuola ha un'aula un per la registrazione, cioè è proprio un, una, una situazione rarissima, no? Eh, però anche qui non è necessario avere un'aula insonorizzata. Eh, L'esperienza che poi magari vi racconterò un pochino è, è, è quella di una scuola che appunto non aveva un'aula per registrare ehm, e, e aveva semplicemente delle stanze oltre alla classe che potevano essere usate in certi momenti e quindi in questo caso si tratta di organizzarsi per poter avere delle stanze ehm, diciamo abbastanza tranquille, dal punto, abbastanza silenziose in, in cui poter registrare. quindi non è, Si tratta più di un aspetto gestionale, cioè la gestione un po' delle aule e su questo poi magari ci, ritorneremo, ci ritorniamo dopo quando vi, insomma, vi racconto un pochino l'esperienza. Quindi diciamo questo eh, già è rassicurante, non abbiamo bisogno di, di grandi cose. Ok. Eh, ved vedo, stavo sì. leggendo un attimo in chat che ci chiedono di stare magari un po' più vicino ah, al microfono, okay. allora magari ci avviciniamo, okay, no. avviciniamo anche il microfono stesso, Vero. perfetto, magari ci, senti ci sentivano diciamo, un po' bassi. Ehm, ok, quindi diciamo abbiamo fatto un po' il punto su, ehm, sul fatto che comunque non serve una stanza insonorizzata, infatti esatto. ne neanche noi siamo all'interno di una stanza insonorizzata, ma comunque la qualità audio eh, resta abbastanza buona perché sì, comunque esatto. abbiamo oggetti intorno che... Riducono l'eco della stanza e quindi magari non, non vanno a creare confusioni o rientri particolari nel microfono. Esatto. Poi eh, per finire un po' questo elenco diciamo, della spesa delle cose che ci servono, eh, ci serve ovviamente il software per la registrazione, no? okay. eh, che significa registrare le voci, fare montaggio delle voci con altro materiale, per esempio musiche e effetti e fare un po' anche il taglio e cuci, ovviamente, no? Possiamo dover tagliare delle parti, aumentare i volumi, insomma, bilanciare i vari volumi e, e rispetto a questo il software che spessissimo uso usiamo uh, in Talent è Audacity, okay. mh, che è un software appunto nato proprio Eccolo per l'editing, la registrazione e l'editing. Ok, esattamente, allora. proprio lui. Ed è un software open source, multipiattaforma, quindi che lavora con Linux, con Windows e con uh, Mac e, e che usiamo veramente tanto praticamente dalla fine della primaria in su, quindi nonostante possa un po' intimorire all'inizio, se si riesce un po' a capire gli elementi fondamentali, essenziali per poi lavorarci, mettendo magari da parte tutto il resto all'inizio. Eh, con un po' di familiarità poi si va tranquillamente, quindi si, si riesce a registrare senza essere tecnici del suono. Eh, Esattamente, non questa è una cosa che posso confermare anch'io: che ho utilizzato Audacity altre volte per eh, mie cose personali e anche per lavori appunto con eh, talent, magari per Wytartle. È un software eccezionale, funziona benissimo, è gratis. Basta entrare nel sito che, trovia, che si chiama audacityteam.org, poi ve lo lascerò in chat. Trovate download Audacity subito qui sotto, vedete che c'è per Windows, Mac e Linux. Scaricate, installate. L'installazione è semplicissima. Andate a cercare un po' online, diciamo anche su Witle ci sono dei diversi tutorial che sicuramente possono esservi di aiuto per imparare ad utilizzare Audacity. E in pochissimo tempo vedrete che riuscirete a registrare e editare il vostro file audio. Per, per creare diciamo, una risorsa che sia eh, precisa e perfetta per quello che dovete fare, ecco. esatto. E poi, diciamo, a, a questo eh, si aggiunge eh, un'altra cosa importante. Appunto, avere un po' una, una valigia di siti, in qualche maniera, un, un set diciamo, di siti eh, di repository come vengono chiamate in inglese, eh, raccolte di risorse audio eh, free, libere, no? okay. gratuite, perché ovviamente no? eh, ma in genere a scuola si cerca di. Di, 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 di utilizzare soprattutto il materiale aperto no? liberamente condivisibile e rispetto a questo diciamo io punto molto puntiamo molto nei laboratori a utilizzare eh, risorse con licenza aperta licenza Creative Commons quindi risorse che possono essere diciamo liberamente scaricate nel pieno rispetto della diciamo della, dei diritti d'autore esattamente no? diritti. ok e proprio infatti su questo argomento un attimo vorrei andare a fare un focus magari breve perché magari poi portiamo via tempo, diciamo, quella che è veramente l'attività, ovvero proprio i software open source, esattamente come Audacity che è un software open source ma ci sono anche altri tipi di materiali come le immagini, i video che possiamo trovare online, ecco. Questo materiale audio eh, con licenza diciamo viene chiamata Creative Commons ci spiegheresti qualcosa in più a riguardo magari qual è la filosofia dietro questo, questi materiali gratuiti, ecco Allora sì, vado veloce per non magari appesantire soprattutto chi magari non non è molto avvezzo a, a, alle questioni di diritti d'autore. Allora, noi siamo abituati a sentire il copyright, no? Cioè, ci sono un sacco di materiali, film, brani musicali, mh, libri, romanzi, no? opere in generale, che hanno un copyright. Quindi c'è un diritto d'autore che è in capo a chi ha la paternità dell'opera in qualche modo, no? Oppure anche a chi distribuisce poi questi, queste opere. Ehm, esiste però tutto un mondo, diciamo, di risorse web digitali in grossa parte ma non solo perché poi in realtà sono anche non digitali che hanno questa particolare licenza che è la più nota la più famosa che si chiama Creative Commons e che è un po' una rivoluzione mh, rispetto al diritto d'autore perché nel diritto d'autore noi fondamentalmente abbiamo um, tutti i diritti riservati, cosiddetti, cioè l'opera okay. no? ha, ha, un, ha una paternità, cioè un, un autore, e poi ci sono i diritti di pubblicazione, no? per esempio, delle società che si occupano di produrre o di distribuire. No? Quindi, noi come utenti su quell'opera dobbiamo rispettare delle regole. Non okay. possiamo eh, riusarla per i nostri fini, non possiamo farci lucro, non possiamo Ridistribuirla o modificarla a nostro piacimento e, e, e diciamo, condividerla no? quindi siamo consumatori diciamo passivi invece la filosofia creative commons che la riconoscete perché trovate un genere, un simbolino con la doppia C esatto, ehm. mentre quello standard della, della C col tondino è quello del copyright questo esatto. qua viene presentato con una doppia C semplicemente, che sta proprio per creative commons esatto, la filosofia è che chi crea l'opera ha la libertà di scegliere diversi tipi, diverse gradazioni di diritti in qualche modo ehm, per, eh, dare, per um, decidere lui come e in che misura quell'opera può essere usata dall'utente finale, okay. dal consumatore. Okay. Quindi esiste tutta una gradazione che va dalla eh, apertura totale, cioè fondamentalmente il minimo, la libertà massima è che si deve riconoscere. La paternità, cioè nel momento in cui noi usiamo un materiale, per esempio un brano musicale, dobbiamo mettere i crediti di chi l'ha creata, cioè esatto. non possiamo spacciarla per nostra. Questo è il livello di massima libertà, fino al livello diciamo, più riservato eh, di Creative Commons in cui noi quel, quell'opera la dobbiamo eh, sia indicare i crediti, quindi chi è, eh, chi è che ha creato l'opera. Dobbiamo non farci lucro, quindi non possiamo noi sfruttarla per scopi di, di lucro e non la possiamo nemmeno modificare. Okay. Ma per il resto possiamo uh, fruirla come ci pare, condividerla, stamparla se si tratta di un libro, eh, copiarla. Quindi abbiamo tutta questa libertà purché rispettiamo queste tre cose che, che ho detto. Quindi il bello è che ogni autore ha una tavolozza no? eh, in cui decidere quanta libertà dare poi alla persona che, che ne fruisce. Perfetto. Ok, quindi questo era l'argomento eh, riguardante software open source o comunque con licenza Creative Commons. Molto spesso questa è una cosa che, si va ad utilizzare, che viene diciamo, applicata se andate ad utilizzare delle immagini stock che prendete online, magari per andare a fare delle grafiche, per andare a fare qualcosa, magari l'immagine non l'avete realizzata voi. Ecco. Posso dire solo una cosa in più? Prego. Il bello per voi, eh, noi insegnanti ed educatori, è che in ambito didattico anche la legge sul diritto d'autore italiano in realtà ci aiuta. Nel senso che finché eh, un, un utilizzo è un utilizzo didattico, esatto. noi possiamo usare materiale anche coperto da copyright in maniera libera. Purché non ci sia scopo di lucro, diciamo. Esatto, no? purché rimanga in un ambito didattico. Però è comunque interessante far sapere anche ai ragazzi che esiste un mondo. Come dire, no? esiste un diritto d'autore e esistono anche questi, questi copyleft cosiddetti, no? queste forme diciamo, di, di copyright più, più flessibili, no? perché poi come cittadini noi dobb cioè, ci dobbiamo porre il problema no? di, come dire, della, della, del materiale artistico e delle opere diciamo creative, no? esatto. cioè, cosa possiamo farci, cosa no, perché siamo cittadini. Quindi è interessante in qualche modo portarlo in classe. Assolutamente, assolutamente, sì, sì, anche per dare più consapevolezza, diciamo, ai, agli studenti esatto, su cosa esatto, possono esatto. e come devono utilizzare sì, sì. le e cose. E che anche loro, come creatori, possono poi decidere no, il diritto, esatto, come dei esatto. diritti. Che possono... Se creano qualcosa loro da zero, eh, esatto. quello appartiene a loro e giustamente decideranno loro come farlo utilizzare agli altri, esatto. se, voglia, se vorranno farlo utilizzare agli altri. Esatto. Benissimo, abbiamo visto mh, i software che ci servono per poter andare eh, a realizzare un podcast, primo tra tutti Audacity, di cui vi lascio il link in chat tra un attimo, e adesso andiamo a vedere un po' eh, invece la parte progettuale di questa attività, ovvero abbiamo visto i software che ci servono adesso dobbiamo organizzare la nostra attività come ti sei approcciato diciamo alla progettazione di questo laboratorio ecco, questa poi è una parte che a me interessa molto perché eh, ci tengo sempre a fare un focus sul fatto che non si prende si va in classe o si va magari a eh, fare un lavoro che sia un'attività in classe ma anche qualsiasi altra cosa senza ovviamente aver progettato aver capito attraverso degli step che cosa dobbiamo fare noi e che cosa devono fare i ragazzi che appunto realizzeranno questo, questo, questo prodotto quindi eh, approccio diciamo progettuale al laboratorio allora sì, l'esperienza che adesso un po' vi racconto è un'esperienza di laboratorio fatta in una secondaria di primo grado quindi con una classe che era una prima media eh, avevo 20 ore a disposizione questo era il tempo diciamo che avevo e mi trovavo una classe che non aveva nessun tipo di esperienza ma non solo, anche gli insegnanti non avevano nessun tipo di esperienza con il mondo podcast okay. quindi questi sono diciamo, i dati di partenza eh, ci siamo dati con gli insegnanti sempre un po' ovviamente c'è una fase pre laboratorio dove si con gli insegnanti referenti insomma si ragiona no? perché bisogna capire un po' e sintonizzarsi su degli obiettivi cioè cosa vogliamo fare e che tipi di ehm, eh, come dire eh, target ci vogliamo dare rispetto all'obiettivo eh, la scuola era molto flessibile molto aperta rispetto a questo eh, è una scuola insomma qui del, dei nostri territori della, insomma locale del territorio locale e diciamo che lo scopo era: eh, gli scopi erano tanti. Si trattava di far conoscere questo mondo eh, ai ragazzini, che erano abbastanza piccoli, insomma, prima media. Eh, era una prima media, quindi eh, si trattava di una classe ancora. Da un gruppo ancora da, da, da che doveva diventare gruppo okay, no? okay, quindi... non era già un gruppo coeso ma era un gruppo che doveva diventare gruppo e quindi diciamo uno scopo era quello anche di farli lavorare insieme e creare un po' eh, come dire affiatamento okay. questo era un altro obiettivo e eh, allenare un po' a delle competenze digitali perché eh, appunto questi ragazzini non, non, non ce le avevano e eh, usare il podcast come strumento per appassionare i ragazzi anche a, tema, a temi eh, poi didattici, quindi alle, alle, ai contenuti anche insomma didattici che venivano spiegati in italiano, in scienze, in geografia eccetera. Quindi provare un po' a, cada, a catturare a livello motivazionale i ragazzini con un, un linguaggio diverso appunto. Quindi, diciamo, lo scopo che ci siamo dati alla fine, al termine del, pod, de, del laboratorio, era quello proprio di far sì che ogni gruppetto arrivasse con una puntata mh, di un ipotetico podcast okay. e, e che questa puntata registrata venisse poi uh, caricata mh, per renderla condivisibile in una pagina uh, che ospitasse appunto la puntata e in cui questa puntata venisse un po' anche introdotta con magari un, una didascalia. Con okay. un una grafica, quindi con un'ambientazione okay. creata da loro. Quindi questo okay. era il risultato diciamo, finale. Ok, quindi diciamo, una piccola pagina web eh, all'interno della quale c'erano tutte le puntate di questo podcast che andava a trattare diciamo, un unico argomento. Esatto, esatto. Okay. E esatto. ogni gruppo si occupava diciamo, di una puntata. Esatto, Perfetto. ipoteticamente come fosse un po' la prima puntata di un ipotetico palinsesto, quindi di un podcast vero e proprio che poteva poi continuare. Ma certo, avrebbe potuto poi certo. proseguire con altre puntate. Esatto. Ok. Perfetto, quindi eh, diciamo che in ambito progettuale hai definito diciamo, insieme alla scuola eh, quali, erano, quali erano le necessità per quella classe che ancora non aveva diciamo, creato un, eh, diciamo un, un rapporto solido tra, l, tra i vari compagni, esatto. quindi unirli, dare a loro delle competenze digitali che nel 2022 mi sembra ormai una cosa abbastanza eh, scontata. E da quello andare a creare un prodotto, diciamo, costruito insieme. Quindi andare, a, andare appunto, alla fine a vedere quello che è riuscito a fare il gruppo nell'insieme: esatto, esatto. Okay. a questo punto hai progettato, entri in classe. Come sì. vai a eh, strutturare l'attività, la diciamo, una volta arrivato in classe, come vai ad organizzare i gruppi? Come vai, insomma, a fare in modo che, tutti, che tutto fili eh, liscio. Allora, provo a farvi un po' così, una panoramica delle fasi, no? perché poi ovviamente non possiamo qui stare a, no, vabbè, a ne... come, bloccare poi noi gli spettatori per ore. Ok, non... <ride> sì, 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 assolutamente. Anzi, controllo un attimo se ci sono delle domande. Per il momento non vedo nulla, eh, quindi andiamo avanti tranquillamente e... Ok, allora siamo partiti da uh, come sempre si fa generalmente nei laboratori un'attività di conoscenza. Io non conoscevo i ragazzi e quindi eh, l'idea che mi viene è quella di creare, di, di proporre un gioco che io ho chiamato, non so se si chiama così, ma io gli ho dato questo nome: eh, Spot umano. Dove praticamente i ragazzini in coppie dovevano intervistare, o meglio uno intervistava l'altro. E, e poi, eh, da questa intervista, in cui eh, appunto si facevano domande su qualità, caratteristiche, passioni, interessi di appunto del, del, del compagno, del partner, bisognava creare uno spot, una sorta di pubblicità libera. Quindi, si poteva fare parlando, si poteva fare eh, creando una specie di recita, eh, usando uno stile più umoristico, usando uno stile più serio liberamente ehm, eh, di fronte alla classe quindi diciamo i vari studenti venivano poi sponsorizzati dal compagno eh, per promuoverlo come se la classe avrebbe, avesse dovuto poi acquistare cioè come ah, dire, okay. adottare no questo compagno okay. eh, mettendo il come si fa in tutti gli spot mettendo in luce chiaramente le qualità no? ok quindi, i punti di forza di quel ragazzo e questa è un'attività che mi permetteva Uh, intanto di creare, di creare un'atmosfera un, un informale con loro, quindi diciamo, dare la sensazione insomma, di un laboratorio che, che fosse non la lezione diciamo, scolastica tradizionale, ma qualcosa di più attivo, no? di, okay. più, di più creativo. E poi era un modo per me per vedere, per conoscere un po' i caratteri dei ragazzi, quindi chi era istrionico e chi, chi invece era un po' più diciamo riservato, le dinamiche tra di loro, se esistevano già magari dei gruppetti o c'erano dei ragazzi un po' più marginati. Quindi io da, queste, da, queste, da questa attività destrutturata in realtà ho potuto vedere delle cose che mi servivano poi per riprogettare magari già fin da subito la mia idea di laboratorio sulla base mm. della classe che cominciavo a conoscere. Quindi diciamo lo scopo era doppio. Era sia creare un rapporto con loro, ma anche raccogliere poi informazioni della, sulla classe. E, mh, poi c'è stata una fase di lezione interattiva, quindi molto anche dialogata con loro, proprio sul podcast. Abbiamo cominciato a vederne, ad ascoltarne, mh, e vederne, perché poi i podcast sono sempre dentro delle piattaforme di hosting, no? come Spotify o altri. Quindi abbiamo ascoltato dei podcast professionali, eh, mettendoci dalla parte dell'analista. Ascoltando diverse puntate insieme e facendo un po' di brainstorming su cosa funzionava, cosa no, secondo loro rispetto appunto a queste puntate. Okay. Quindi era un modo per cominciare insieme a capire ecco, come sono fatti, se ci sono differenze di genere, di certo. stile, no? okay. tra un podcast di musica e un podcast di cronaca, un certo, podcast cambia, anche di un po il, cambia anche un po' il mood con cui le persone, un po' diciamo, l'atteggiamento con cui le persone. Si vanno a porre nella realizzazione del podcast. Esatto, Sicuramente esatto. un podcast a tema eh, videogame o un podcast a tema cartoni animati non avrà lo stesso atteggiamento di un podcast che parla della guerra in Ucraina, magari. Esatto, no? come può cambiare lo stile, il modo di parlare, eh, la parte musicale, no? se okay. metto effetti, se non li metto. No, quindi veramente ci sono differenze enormi. certo e... Abbiamo un po' insieme definito un po' questi che potevano essere i vari generi, i macro generi no, di podcast. Poi c'è stata una fase eh, in cui abbiamo cominciato a ragionare sulle eh, lo loro idee. Quindi abbiamo raccolto un po' diciamo le idee che venivano dalla classe e abbiamo costruito i gruppi. Quindi okay. abbiamo formato le squadre. Ogni gruppo, diciamo, 3/4 studenti, quindi questo era il num numero che in genere funziona meglio. C'è stata una fase poi di Proprio training sullo software Audacity, ok, quello che abbiamo visto prima esatto. Quindi, ovviamente ho selezionato le cose importanti da sapere, insomma, per, per creare il podcast e, e poi ho dato, però, anche qualche strumentino, qualche pillola di progettazione. Per esempio, mh, prima di andare a registrare, come, fa, come posso crearmi una mappa di come poi si svolge la puntata, cioè, io devo avere in testa poi come la sequenza, per esempio, no? delle cose da dire, dei contenuti. Eh, se c'è un'intervista, no, la devo progettare l'intervista, se, se ci sono degli stacchi musicali dove li metto, è perché... Quindi ho, ho cercato di dare a loro degli strumenti con cui creare un po' una sorta di copione della puntata, che fosse poi una mappa sempre lì, pronta per aiutarli nella fase poi di registrazione e di produzione. Ok, ehm, c'è stata poi la fase di produzione, quindi in cui i ragazzi hanno registrato il loro copione, insomma la parte parlata, e hanno navigato per andare a cercare queste famose risorse Creative Commons, queste risorse audio, per arricchire la puntata, ok? Quindi musica di fondo, effetti, stacchetti musicali, jingles, eccetera. E alla fine, eh, questa è stata la parte più corposa ovviamente, quindi registrazione, montaggio, c'è stata la fase di montaggio e proprio di costruzione della puntata. E alla fine, proprio le ultime lezioni sono state dedicate a creare l'ambiente, la casa, in qualche modo no? dove inserire poi la puntata. Quindi questa pagina web eh, con eh, grafiche, con un'introduzione un di testo, e il player per poi andare a sentire okay. la puntata. Okay. Quindi, questa è stata un po' la fine del percorso. E ce, ce l'abbiamo fatta in queste 20 ore ad arrivare, in fondo. Quindi, okay. Quindi diciamo alla fine hanno, hanno tutti, sono tutti quanti riusciti a realizzare sì, il, lo, sì. il, loro, il loro prodotto. Esatto. Ok, molto molto interessante, quindi come vedete capire prima, avere prima eh, una, una panoramica generale eh, attraverso la progettazione su quelli che saranno gli step che il formatore dovrà fare con i ragazzi, per poi fornire a loro i loro step che loro stessi andranno a fare attraverso prima la progettazione poi la costruzione e infine la condivisione. Quindi andare, diciamo, ok, devo fare il podcast, di cosa lo voglio fare? Voglio parlare di politica? Registro. Assolutamente no, non è, diciamo, l'approccio sicuramente più utile, più performante per poter re realizzare un esatto, prodotto esatto. del genere né nessun altro tipo di prodotto, ecco, quindi progettazione per me è sempre sì. al top. Questa è un po' una cosa che può sembrare pesante, soprattutto ai ragazzi, ai ragazzini, adolescenti cioè perché mi fai progettare? No? Ho le idee, ho tutto chiaro in testa. Eh, okay, no, no, sì, sì. Ehm, invece, invece, poi succede che mm. se la progettazione non viene fatta, i ragazzi a un certo punto si perdono perché okay. non hanno, in, eh, in realtà, poi le idee cambiano, passa il tempo, magari passano le settimane perché poi il lavoratore si svolge durante più settimane. E quindi quando non abbiamo poi una mappa, succede che perdiamo, stra perdiamo la strada o non sappiamo più che esattamente, Quindi, diciamo che l'approccio progettuale, soprattutto con i ragazzi, è utile anche per quello. Comunque io da ragazzino ricordo che quando dovevo fare qualcosa, magari addirittura proprio al computer, c'era questa voglia di iniziare a fare subito. Ma non c'era, esatto. diciamo, la pazienza di dover un attimo capire quali, quali erano i giusti passi da fare per poter realizzare il mio prodotto. Eh. Sì, esatto. Cercare di rendere, diciamo. Divertente tra virgolette anche la fase progettuale e far capire a che cosa serve, cioè esatto. no, spiegare subito il senso di questa fase, no? Sennò okay. poi non viene capita e non viene poi affrontata. Magari, ok. Allora, diciamo che stiamo andando verso la fine, però adesso io mi tengo ancora un paio di domande. Intanto vi invito, se non avete ancora fatto domande. Eh, ok sì qua iniziano ad esserci delle domande poi ce n'è una poi la leggiamo tra un attimo mm -hmm. intanto vado avanti un attimo io poi avremo tutto il tempo di poter rispondere alle domande degli altri intanto se ne avete altre fatele pure ora passo alla domanda più importante quella che secondo me alla fine eh, ci restituisce diciamo eh, soddisfazione o insoddisfazione come sono stati i feedback degli studenti hanno incontrato difficoltà nella realizzazione del podcast oppure è una modalità diciamo chiamata tra virgolette friendly per ragazzini di 11-12 anni mm -hmm. um, diciamo che eh, ecco il, il loro feedback secondo me è sempre eh, l'ultima cosa nell'ordine de, di esecuzione ma quella più importante secondo me perché alla fine ci fanno capire se noi abbiamo fatto un buon lavoro sì allora, intanto, immagino che non sia... anzi penso che sia una cosa un po' che vediamo un po' tutti quando portiamo in classe delle tecnologie e le spieghiamo e i ragazzi mh, si sentono coinvolti, è incredibile vedere quanto velocemente assorbono cioè, <ride> i tempi di apprendimento, ovviamente se c'è l'attenzione, cioè se, se ci ascoltano e se sono ingaggiati, no? se sono coinvolti. Quindi la velocità con cui imparano cose senza anche che noi le abbiamo spiegate, cioè noi spieghiamo a e loro da A scoprono B e C, questa è una cosa che per esempio con Audacity vedo spesso imparano a fare cose, eh, io vado a vedere come vanno le cose, no? vado a fare un giro ogni tanto a vedere eh, insomma come va il lavoro e trovo che i ragazzi hanno fatto delle cose, hanno applicato delle procedure che eh, magari non avevo spiegato, non avevi nemmeno spiegato esatto, certo no? quindi questo è, um, dà l'idea no? di, di quanto poi eh, se c'è attenzione c'è motivazione Vanno veloci. Eh, I rallentamenti in genere erano legati al fatto che non ascoltavano. <ride> Quindi il fatto di dover rispiegare cose, perché in quel momento, forse anche per colpa mia, non ero stato capace di catturarli, oppure si erano distratti per altri motivi. Certo. certo. Eh, ma la cosa invece l'aspetto più critico in qualche modo, o meglio, il feedback di criticità maggiore che ho visto nei ragazzi, è la difficoltà che hanno quando li si toglie dallo schermo, perché poi quando registrano tutto sommato, vanno bene. <ride> E gli si chiede invece di parlare di fronte a un pubblico ah. no? è proprio la, il non verbale, proprio il corpo e anche la voce che esce, no? tante volte eh, dà l'idea di quanto non essendo abituati a farlo, ehm, non hanno sicurezza, si sentono mm. molto diciamo, insicuri. Okay. E quindi questa è una competenza che, secondo me, a scuola andrebbe un po' stimolata: quella di come dire, familiarizzare con la propria voce, parlare di fronte a delle persone, assolutamente sicurezza. No? Assolutamente. Perché poi noi ce la portiamo nel mondo, questa cosa. No? Esa esattamente. Poi spesso, soprattutto in ambito, in ambito, diciamo, di comunicazione. Quando vai a registrare la, la tua voce, poi quando te la riascolti, dici, mamma mia, che voce? Non, è... sì, non sì, te la sì. senti esattamente esatto. come se fosse la tua. Quindi magari non sono. Questo perché. Non è perché il software che utilizziamo o il microfono che utilizziamo deformano la nostra voce, quello può anche succedere sicuramente, ma anche perché non siamo proprio noi abituati ad ascoltarci per primi. Quindi noi parliamo magari con qualcuno, gli diciamo delle cose, ma non ci stiamo realmente ascoltando perché magari non siamo abituati ad ascoltarci e quindi questa è una cosa utile secondo me riuscire a entrare in questo, in questo contesto del podcast parlare diciamo di fronte a una telecamera eh, parlare davanti a un microfono senza vedere la propria faccia ma ascoltando la propria voce eh, ci aiuta secondo me a un po' a conoscere anche noi sì. stessi e il podcast ci costringe a farlo eh, perché quando noi registriamo poi in cuffia ci dobbiamo sentire per forza <ride> quindi diciamo <ride> le nostre anche criticità eh, le scopriamo e poi ci possiamo anche lavorare no? Esattamente. Ehm, criticità che si possono incontrare in un'attività di questo tipo? Allora, quella principale che ho incontrato io e che è un po' sempre la stessa è il discorso della gestione degli spazi e quindi anche poi dei tempi, nel senso che eh, quando noi, questo è un po' quello che ho imparato nella, nel, sul campo, quando andiamo, noi andiamo a fare un laboratorio del genere in cui ci servono stanze, come dicevo prima, per poter registrare, perché noi abbiamo la classe ma poi nelle nel momento di registrazione il gruppo non può registrare in classe perché c'è troppo rumore di fondo e poi si darebbero fastidio costantemente quindi il gruppo che registra ha bisogno di una stanza di registrazione, un'aula, un'altra aula, un esatto. aula. Eh, il problema è che queste aule ehm, se sono scarse o sono precarie cioè non sappiamo se ce l'abbiamo o no nell'ora X questo ci rende difficile poi gestire i tempi. Noi abbiamo poco tempo, i ragazzi devono fare in fretta e poi sbagliano, vanno in, vanno in panico perché non hanno il tempo e c'è l'altro gruppo che deve entrare. Quindi prima di iniziare il laboratorio dobbiamo avere la garanzia di una o due stanze che possiamo okay. usare. Perché da lì poi noi possiamo pianificare i tempi. Esatto. Ogni squadra o ha mezz'ora per esempio o un'ora per registrare quella parte lì. Quindi la criticità è, import è importante proprio gestire gli spazi. E, e, e quindi poi di conseguenza i tempi ok ok questo diciamo fa parte sempre dell'aspetto progettuale esatto, quindi esatto. nella progettazione andiamo ad includere anche mi informo su eh, quando saranno i giorni in cui ci sono delle aule vuote disponibili per poter dividere chi sta ancora progettando magari la propria il proprio podcast da chi invece ha completato tutto e può iniziare a registrare magari Dentro la stessa classe non è possibile perché c'è confusione. Quindi, no, esatto, assolutamente non si può fare, abbiamo... chi sta registrando, come vedete, qui siamo soltanto noi due a parlare, quindi nessun altro è in questa stanza che ci disturba. Esatto. Ok, ultima domanda, e poi passiamo alla chat. Un'altra cosa molto importante secondo me è il feedback di chi svolge l'attività: sì. feedback positivo negativo, cosa porti a casa da un'attività, da un'esperienza di questo tipo? Ecco. Allora, i feedback, diciamo che sono stati li ho visti mentre lavoravano i ragazzi, nel senso che in queste 20 ore eh, le abbiamo dovute usare tutte proprio per la creazione dei prodotti, quindi il feedback che mi porta a casa è eh, diciamo vedere i ragazzi mentre lavoravano e eh, la cosa impressionante è proprio eh, nel momento, come dicevo prima, in cui si dà ai ragazzi uno spazio di espressione, magari scegliendo anche loro di che cosa vogliono parlare, eh, l'energia e la, la curiosità proprio no? delle loro menti di andare a cercare come stanno le cose sull'argomento di cui si occupano. E il fatto di voler capire, di voler dire la loro, di voler in qualche modo, diciamo ehm, sentirsi parte poi di una società, di, un, di, una, di, una, di una collettività, no? Mm. Questo cioè, è quello che mi rimane, proprio no? l'immagine di, di questi ragazzi che eh, si immergono totalmente certo. nell'argomento nell e li vedi che passano e li devi staccare tu in qualche modo dal PC perché stanno studiando l'argomento nei siti che hanno trovato e dove stanno leggendo le cose. No? Quindi questa cosa. E, mh, Considera che ci sono stati alcuni due gruppi in particolare che mi hanno veramente sorpreso perché hanno scelto loro di loro spontanea volontà di dedicarsi: uno di creare uno, una puntata su riscaldamento globale. No? Assolutamente né io né gli insegnanti avevamo dato questa, questo, questa questo input, proposta. esatto. È stato, sono stati loro che hanno detto: noi facciamo una puntata su questo. E un altro gruppo ha deciso di parlare di guerra ucraina-Russia. Quindi. Questo è stato il loro argomento. Poi c'è stato un gruppo che ha parlato di rifiuti riciclo. Beh, tutti e... argomenti diciamo che vanno fuori, diciamo, da quella che è la sfera generale di, di un bambino di quell'età, di un ragazzino di esatto, quell'età esatto, quindi anche esatto. questo mi fa ben sperare. E quindi ecco eh, que quello che mi porta a casa è proprio questo: la, come dire, l'energia eh, mentale, no? e la curiosità e la voglia di dire la loro, di, di esprimersi esattamente, che poi. Eh, questo ci fa anche capire quanto sia, sia genuina diciamo, la voglia di fare di, dei ragazzi di quell'età, ecco, che magari rispetto a, a, chi, a, a, a un adulto che magari si approccia per la prima volta ad un ambiente del genere, invece far crescere eh, dei ragazzi, dei giovani con eh, queste abilità, queste capacità di sapersi esporre, di saper parlare, di sapersi ascoltare. Eh, ci porta anche, li, li porta anche un domani ad essere diciamo degli adulti più consapevoli di quello che stanno facendo. Quindi, una cosa sicuramente molto 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 bella, molto molto utile. Esatto, consigliata. Assolutamente <ride> bene, andiamo a vedere un attimo se ci sono delle domande e se ci sono, rispondiamo. Allora, sì, abbiamo eh, Carmen che ci chiede come si fa a inserire la musica in un podcast rispetto ai diritti CIA. Si usano file audio Creative Commons? Beh direi di sì. Sì, allora esatto, eh, ci sono tanti siti, tante, appunto, tante piattaforme dove noi possiamo scaricare sia musiche che possiamo usare come soundtrack, come tappeti sonori, no? O come sigla, perché poi nelle puntate spesso c'è una sigla, no? Dove viene musicale dove magari si viene pronunciato anche il titolo come fosse il titolo di un libro no sì. e, e poi però dentro il podcast potrebbero essere potrebbe essere utile mettere anche degli effetti sonori per esempio questi stacchetti no? che vanno fanno un po' da separatori no? tra una parte e l'altra del podcast quindi sia effetti sonori campioni sonori sia musiche si trovano in tanti siti eh, con, con licenza Creative Commons e... Beh, ce ne sono tantissimi. Comunque, basta andare su Google e cercare sì. musica Creative Commons esatto. o comunque musica gratuita e esatto. vedrete che usciranno una serie di, di, di siti web che ci permettono appunto di andare a scaricare questa musica. Esatto. L'importante è leggere le modalità con cui possiamo utilizzarla. Se ci viene richiesta, diciamo, magari di riportare il link del sito o dell'autore, ecco queste cose qua. Esatto. Ce ne sono tanti, c'è già me, mi ricordo, ah, okay. per esempio è una piattaforma molto famosa no? in cui si scaricano... C'è una piattaforma della BBC, che si chiama BBC Audio Library, che è tutta dedicata a campioni okay. sonori. Dovrebbe avere qualcosa anche, um, diciamo, YouTube. Sì, esatto, c'è una libreria audio di YouTube... Che si può usare se abbiamo un account Google, quindi diciamo dentro, mi pare si chiama YouTube Studio Creator, okay. che è l'ambiente la, la, dove si possono gestire il dove si gestisce il canale YouTube, dove c'è la, la sezioncina eh, libreria audio e lì troviamo musiche e effetti, anche lì, esatto. Quindi in genere io faccio usare questo, no? faccio usare questi materiali perché ehm, è un modo anche per, così, per farli conoscere, no? Okay se no sono sempre un po' poco un po', un po disconosciuti questi, questi esatto. materiali poi abbiamo eh, Lucrezia che invece si, ci chiede semplicemente su quale piattaforma eh, si inseriscono i podcast allora ce ne sono tante nella scuola per la scuola una delle più anzi forse la più usata è Spreaker okay. eh, che è una piattaforma che si può usare direttamente online quindi si può creare un account gratuito che ci permette di caricare fino a eh, se non sbaglio 5 ore di mm. registrato di quindi sera. parecchio eh, e poi ehm, ma lo possiamo anche usare esiste anche la modalità la versione app di Spreaker quindi possiamo scaricarla anche per tablet per esempio e eh, quindi noi lì possiamo creare il nostro, i nostri podcast possiamo anche gestirne più di uno e dentro i podcast carichiamo le varie puntate quindi abbiamo una bella diciamo eh, interfaccia dove poter Gestire questi podcast e eh, con cui condividerli, poi quindi okay. l'utente va su Spreaker e si trova la playlist con tutte le puntate. Quindi eh, noi andiamo a creare il nostro file audio in mp3 con Audacity e poi eh, creiamo l'account di Spreaker e carichiamo, e carichiamo il, il podcast. Perfetto, quindi sappiamo anche dove caricare i nostri podcast. Al momento non vedo altre domande, quindi direi che siamo arrivati ben oltre quello eh sì. che è il tempo. <ride> Che ci viene consentito di solito e libero Michele. Lo ringrazio tantissimo per essere venuto qui a raccontarci di questa esperienza. Come ringrazio Grazie sempre te, tutti i nostri ospiti, che ci rendono, diciamo, eh, partecipi delle loro attività. Eh, questa con i podcast mi è particolarmente piaciuta perché è un ambiente che mi piacerebbe esplorare anche a me un po' più da vicino. E, e capirne: insomma, diciamo un po' tutti i meccanismi. Ovviamente ringrazio tutti voi che avete deciso di partecipare a questa diretta. Vi invito come sempre a navigare il sito di WeTartle che offre progetti e tutorial gratuiti che potete, eh, da cui potete prendere spunto per le vostre attività in classe. C'è da, eh, da poco tempo è arrivata anche la sezione workshop che sono i nostri appuntamenti in diretta come quello di Michele che si terrà il 7 dicembre alle 16.45 proprio a tema podcast. Mm -hmm. e stiamo anche lanciando la community, poi nelle prossime settimane ne saprete eh, ancora di più. E ovviamente le dirette si sposteranno lì e, e continueremo lì insomma a, a, ad invitare i nostri ospiti. Con questo appuntamento di oggi si concludono le nostre dirette per il 2022. Eh, ma ovviamente a gennaio vi aggiorneremo, diciamo con un nuovo palinsesto, e quindi con tutto quello che succederà all'interno della community. So che è molto presto, non so se ci rivedremo prima, quindi. Auguri di buone feste. Esatto, auguri. Noi, Michele, ci rivedremo sicuramente prima, quindi avremo modo di salutarci sicuramente. Grazie per essere stati con noi e alla prossima. Ciao. Ciao.